Quello che sembrava un sogno sta diventando realtà, un progetto illustrato dall'Associazione Sportiva Canoa Club Città di Castello, guidata da Sandro Paoloni, al Comune Tifernate che l'ha fatto suo ed è stato inserito in un piano più grande che comprende la sistemazione del fiume Tevere. La sua realizzazione sarà possibile grazie ad un investimento della Regione che ha sfruttato alcuni fondi europei. Il progetto, diviso in tre stralci, prevede anche la costruzione di una vera e propria rampa che partirà dal piazzale del Canoa Club per finire all'interno del fiume Tevere con una piattaforma galleggiante, una struttura che potrà essere utilizzata anche dai diversamente abili, dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Oltre a questa struttura unica in Alto Tevere, sarà sistemato l'esterno dell'associazione sportiva con la riqualificazione dello stabile, l'acquisizione del giardino vicino alla rotonda de Porta Prato, dove verrà realizzata la futura entrata della società nautica, e la sistemazione dello spazio esterno già presente. Il secondo stralcio, invece, permetterà di abbattere tutte le barriere architettoniche per far sì che la sede del Canoa Club Città di Castello sia aperta a tutti. Il progetto è stato illustrato nei giorni scorsi durante un incontro fra i membri dell'associazione e le autorità. Al summit hanno preso parte anche l'onorevole Anna Scani, il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Lignani Marchesani, l'assessore regionale Fernanda Cecchini, l'assessore provinciale Domenico Caprini, il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, gli assessori comunali Michele Bettarelli, Luca Secondi e Massimo Massetti, insieme al commissario della comunità montana Mauro Severini e a Paolo Papa, dirigente del servizio aree protette della Regione Umbria, e ad altri componenti della stessa struttura. Con questo progetto, ha detto il presidente del club Sandro Paoloni, vogliamo far sì che la città si riappropri del Tevere e che il nostro club possa essere aperto a tutti, sia abili che diversamente abili. Dopo l'illustrazione del progetto realizzato dall'architetto Francesca Bioli, le autorità hanno confermato in toto i propri impegni su questo fronte, dicendosi disponibili anche a future collaborazioni. La rampa per disabili e il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche entra nel vivo dopo una prima presentazione alla città durante l'evento Una canoa per tutti, manifestazione realizzata insieme al Rotary Club.